cittadini, amici, fratelli, paesani, compaesani italiani, al di qua e al di là del mare, vicini e lontani. In questo momento cruciale per la vita del nostro paese, bisogna separare il bene dal male, il vero dal falso. Se io vi dicessi che una volta eletto mi batterei per Roccasecca, nostro amato paese, fare costruire scuole, strade, acquedotti, case, case, voi mi credereste? Sì! Ben ritrovati amici di A Voi Elettori, andiamo subito a conoscere il nostro candidato attraverso la scheda biografica. Giuseppe Assenza è nato a Siracusa il 22 gennaio del 1964. Sposato, padre di due figli, svolge dal 1988 la professione di dottore commercialista. Dal 1995 è iscritto all'albo dei revisori contabili. Insegnante di discipline giuridiche ed economiche in istituti scolastici pubblici e privati, è anche iscritto all'albo dei liquidatori e dei commissari presso l'assessorato regionale alla cooperazione. Esperto in campo societario e in materia di programmazione economica e finanziaria, è stato docente di discipline fiscali e societarie nell'ambito di master tributari e di corsi di formazione professionale. Tra gli incarichi che ha ricoperto, quello di revisore dei conti presso il comune di Carlentini, il consorzio di difesa di Siracusa e Ragusa, l'ATO idrico di Siracusa e la FICEI, associazione che riunisce i consorsi di sviluppo industriale dell'Italia. È stato sindaco presso l'IACP, Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa, e in diverse società. Nel 1998 viene eletto consigliere comunale. Dal 2003 al 2008 è stato assessore al bilancio tributi, patrimonio e contenzioso al comune di Siracusa. Da gennaio del 2008 ad ottobre del 2011 ha presieduto il Consorzio ASI di Siracusa, mentre da giugno del 2011 a giugno del 2012 è stato presidente dell'IAS, società che gestisce il depuratore consortile di Priolo. Vanta una conoscenza approfondita di materie come i fondi strutturali dell'Unione Europea e la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro, acquista anche attraverso specifici master. Giuseppe Assenza si presenta per questo 28 ottobre alle regionali. L'esperienza politica accumulata negli anni, ma soprattutto il bagaglio di competenze acquisite come presidente prima del Consorzio ASI di Siracusa e dopo all'IAS, lo portano a scommettersi, ma soprattutto a dare un'alternativa agli elettori che chiedono un cambio generazionale al governo. Dottore Assenza, la sua esperienza è un punto di forza per questa campagna elettorale? Io ritengo di sì. Bisogna mandare a Palermo gente che abbia un'esperienza e che conosce bene il tessuto sociale e culturale ed economico della nostra provincia. Devo dire che sia prima da consigliere comunale, di assessore e poi al bilancio e tributi del comune di Siracusa, poi presidente dell'ASI e dell'IES, appunto ho acquisito quell'esperienza che mi consentirà, nel caso in cui dovesse essere a Palermo, fa parte appunto dell'Assemblea regionale, di poter portare avanti le stanze della città di Siracusa, della provincia di Siracusa. Un contributo esterno per parlare, per sondare ancora di più su quella che è la campagna elettorale del dottor Assenza. Vediamo il contributo realizzato in questi giorni con l'intervento di Stefania Prestigiacomo. Cosa posso dirvi? Viviamo momenti molto, molto difficili, giorni difficili, sentiamo tutti un forte bisogno di cambiamento, innanzitutto nella nostra regione, nella nostra Siracusa. Pensiamo che la politica debba cambiare, pensiamo che non ci piace quello che stiamo vedendo in questi giorni accadere dal nord al centro. Questi scandali hanno forse gettato un'immagine negativa su tutta la classe politica. Io credo che questo non sia giusto, che siano opportuni dei distinguo, perché non siamo disposti tutti noi che abbiamo vissuto l'impegno politico come missione, con spirito di servizio, con grande passione civile. Io non credo sia giusto che scandali che comunque riguardano singole persone debbano appannare l'immagine di un'intera classe politica. Tuttavia dico anche che chi si macchia di
di reati nella pubblica amministrazione, chi si appropria del denaro pubblico, ovviamente dopo un giusto processo, se è giudicato colpevole va espulso dal partito, perché si tratta di casi di persone che non offuscano soltanto l'immagine della politica, ma offendono profondamente la dignità, ripeto, di quanti vivono la politica con spirito di servizio. Io credo molto nell'impegno che Peppe Assenza, che da anni milita nel nostro partito, prima Forza Italia, oggi PDL, ha fatto un percorso assolutamente di generosità, lo definirei, perché ha sempre dato tantissimo al partito, non ha mai chiesto niente per sé e meritava, dopo anni e anni di militanza, di poter svolgere un ruolo in quella che per noi siciliani è l'assemblea più importante, l'assemblea regionale siciliana. Io credo nella sua buona volontà, è una persona sicuramente per bene, è una persona che potrà portare linfa nuova, che è quello che tutti noi chiediamo e auspichiamo. Rieccoci nuovamente qui in studio, il nostro candidato Assenza adesso andrà a commentare le parole dell'ex ministro Prestigiacomo, che appunto parla di una politica forse ormai marchiata da questa negatività che alcuni scandali hanno appunto generato. Per fortuna non siamo tutti dei fiorito e naturalmente non si può fare di tutta l'erba un fascio. Ci siamo sempre distinti per onestà, correttezza, trasparenza e le devo dire che la città di Siracusa già mi ha premiato per questo. Vede, la mia esperienza politica appunto nasce dal Consiglio Comunale, sono stato candidato 3 volte e 3 volte ho avuto sempre un grande successo elettorale e probabilmente i siracusani, la provincia di Siracusa conosce bene poi le persone che vota. È necessario naturalmente un cambiamento che è nello stile anche di vita, nello stile nella cultura di ciascuno di noi e bisogna affrontare in maniera diversa la risoluzione dei problemi. E io dico sempre che non è una questione soltanto di ricambio generazionale, ma è proprio anche di metodologia di come affrontare i problemi. Bisogna conoscere il tessuto sociale, bisogna partire dalla base. E io faccio sempre in questo momento riunioni appunto con diverse persone, con diversi amici che mi aprono anche le loro case. Ma vede, non ho mai finito di fare questi incontri, prima della mia candidatura sono stato sempre tra la gente proprio per capire quali sono le necessità delle persone. Solo da qua si può poi programmare, si possono fissare degli obiettivi seri. La nostra provincia naturalmente soffre di un ritardo nello sviluppo economico, c'è una zona industriale che è stata abbandonata dall'lombardismo. Dico che è notizia di oggi, proprio di quello che significa il lombardismo. Oggi vi do un'anteprima, se c'è stata un'assemblea all'IAS, in quanto le nomine fatte con la precedente assemblea, un parere legale aveva detto che non erano valide, allora bisognava andare a riconfermare le nomine fatte. Il commissario Pirrone, invece di confermarle, ha sospeso, ha revocato per l'ennesima volta il presidente dell'IAS. Perciò in questo momento l'IAS si trova senza presidente, non c'è più Manzella come presidente, e questo perché probabilmente faceva riferimento a qualche politico che adesso non fa parte dello stesso schieramento di Lombardo. Ecco, il lombardismo si fa sempre sentire, anche in momenti difficili come questi qua, in cui stiamo andando alle elezioni. Per fortuna comunque giorno 28 finirà quest'era e sono convinto che il presidente Musumeci possa vincere, uomo di grande esperienza che ha dimostrato alla provincia di Catania di saper governare. Cioè, noi ci auguriamo che giorno 28 appunto di insieme a Musumeci di poter governare. Dal giorno 29 dobbiamo proprio sbracciarci e dobbiamo ripartire dalle macerie che ci ha lasciato questo lombardismo che ha distrutto un po' tutto e in particolare la nostra provincia. La Prestigiacomo si rivolge a lei dicendo che è un uomo generoso. Guardi, probabilmente si riferisce al mio impegno intanto nel partito. Io dal 94 che sono a Forza Italia e ho sempre fatto gli interessi generali del partito, così come anche nella vita quotidiana il mio essere è quello di essere per la gente, con la gente,
di, appunto, di verificare le esigenze di coloro che naturalmente hanno anche bisogno, anche per la mia attività che va al di là di quella professionale, di operare nel sociale, assisto diverse cooperative sociali e spesso mi immedesimo anche nell'esigenza appunto delle persone. Bisogna senz'altro essere presenti e fare una politica a favore dei bisognosi, delle classi più deboli. Spesso più volte la politica ha avuto a che fare sempre con i numeri, sia per esempio in sanità che come servizi sociali, e i numeri non si sposano con una buona, per esempio, sanità, non si sposano con buoni servizi sociali. I servizi sociali, per esempio, in provincia di Siracusa stanno soffrendo in questo momento per i tagli della regione e dello Stato. Occorrerebbe per esempio intervenire per difendere le classi più deboli e attraverso, in questo caso, una legge quadro che riordini un pochettino tutti i servizi sociali. In questo momento la legge 328, che era quella che finanziava i servizi sociali, non ha alcun finanziamento. Ecco, allora bisogna ripartire da questo, giorno 29, bisogna rivedere un po' tutto quello che è di buono c'era e bisogna rimetterlo in funzione. Assistere i disabili, assistere gli anziani, i minori è un dovere civile, non solo deve essere un impegno per noi che ci occupiamo di politica. E in questo senso dobbiamo appunto impegnarci. Cambiare si può, è questo lo slogan che sta accompagnando la sua campagna elettorale. Lei pensa che sia fattibile? Guardi, dico non solo che cambiare si può, cambiare si deve. Abbiamo necessità di cambiare perché siamo stanchi. Stanchi, così come lo siamo noi, tutti i cittadini sono stanchi di questa politica, in particolare della politica che c'è stata in provincia di Siracusa in questi anni, dove non si è fatto sistema. Abbiamo trascorso 5 anni sempre litigando, e perciò non riuscendo a vedere quelle che erano le esigenze del nostro territorio. Quale difficoltà, la disoccupazione che aumenta invece di diminuire, i problemi sociali che avanzano, la gente che non arriva più non alla quarta settimana ma nemmeno alla terza settimana. Ecco, se invece di litigare tra deputati e comunque tra partiti ci fossimo tutti quanti impegnati per risolvere alcuni problemi della nostra provincia, probabilmente non saremmo arrivati dove siamo arrivati. La gente è stufa, però ecco, dobbiamo dire alle persone, ai cittadini, che bisogna andare a votare, perché il voto non è soltanto un diritto, ma è un dovere, perché da là ci sarà la classe dirigente dei prossimi 5 anni. Perciò è necessario che i cittadini vadano a votare. Questo è un appello che faccio il giorno 28, ricordo che si vota soltanto il giorno 28, ricordo anche che si vota dovendo scrivere il cognome, nel caso mio barrando il simbolo PDL e scrivendo assenza, e comunque che bisogna esercitarlo questo diritto, perché solo così probabilmente possiamo dire che le cose potranno cambiare. Siamo pronti per un nuovo contributo, sempre in occasione di quella convention che vedeva l'ex ministro Prestigiacomo parlare anche a favore, soprattutto, del nostro candidato qui in studio. C'è stato un intervento del sindaco di Siracusa, Roberto Visenti. Ascoltiamo. Oggi siamo in un clima, oggi siamo in un momento storico in cui è facile strappare un applauso. Basta andare in una piazza, parlare male del sindaco, cosa più facile di questo mondo, perché qualcuno ha sempre qualcosa da dire. Adesso io lo dico come battuta questa, no? E si strappano applausi a scena aperta, anche da chi un certo sistema che noi combattiamo, il loro modo di dirlo, di questo sistema è stato un fruitore, diciamo così, o ne ha usufruito, o ne ha avuto i benefici. Vedete, amministrare una città non è una cosa facile. E voglio dire, a Parma ha vinto un sindaco leghista. E un sindaco in questi mesi non è riuscito a fare la giunta. Grillino. Un sindaco grillino che non è riuscito a fare la giunta, che non può andare a risanare quel debito che è stato fatto. Perché vedete, sia che uno è sindaco di centrodestra o di centrosinistra, e io ho modo di conoscere tanti sindaci di centrodestra e anche tanti sindaci di centrosinistra, 2 più 2 fa 4 per tutti.
Rieccoci nuovamente in studio. La scelta, diciamo, che è stata orientata più che altro per questo contributo per far parlare il nostro candidato della sua esperienza al Comune di Siracusa come assessore al bilancio. Si parla di un forte periodo di crisi, ma quale potrebbe essere la strada giusta e quale il tentativo per poter far respirare un po' di più i comuni d'Italia? Allora, intanto noi come Regione Siciliana abbiamo una grande occasione, che è quella di essere un obiettivo 1, e pertanto abbiamo tanti fondi per gli investimenti. Allora bisogna riattivare questi fondi, bisogna fare i bandi per gli enti locali, per i comuni, da dove possono attingere appunto queste risorse per fare investimenti, per fare strade, scuole, ospedali e così via, per dare quei servizi che sono necessari per una città. E da là bisogna ripartire. È naturale che questo non è soltanto, non è sufficiente, e bisogna anche dare la possibilità ai sindaci di avere un'interlocuzione diretta tra la regione e il comune. E si parla soltanto di trasferimenti per quanto riguarda gli enti locali soffrono tutti quanti, perché naturalmente c'è un taglio netto sia a livello nazionale sia a livello regionale. Allora bisogna fare i conti con le poche risorse disponibili per gli enti locali. Gli enti locali devono essere anche volano di sviluppo. Allora bisogna snellire anche all'interno degli enti locali, dei comuni, tutte quelle che sono le procedure burocratiche. Bisogna dare certezza nei termini a chi vuole investire nel nostro territorio, bisogna incoraggiare appunto gli investimenti che vengono da fuori, e per fare questo dobbiamo essere tutti quanti, fare sistema e far sì che non possiamo cambiare in tal senso le regole del gioco durante il gioco. E mi riferisco sì al caso del villaggio della Pellirina, dove una zona che aveva questa vocazione turistica, che il piano regolatore già da parecchi anni, non soltanto l'ultimo ma anche quelli precedenti, prevedevano questa destinazione d'uso, e che invece adesso in corso d'opera alcuni cosiddetti ambientalisti vorrebbero stravolgere. In questa maniera facciamo scappare chi vuole investire nel nostro territorio. Allora ecco che gli amministratori si devono sforzare tutti quanti, di destra e di sinistra, a dare certezze in modo tale da poter attirare sempre di più investimenti, e perciò soldi che provengono da altri settori. Siamo pronti per un nuovo collegamento, questa volta ad opera di Buffa, che va a raccogliere in giro quelli che sono le notizie relative al nostro candidato e quanto la gente lo conosce e quanto lo ammira. Ascoltate. Le chiedo scusa, lei è riposato, tranquillo. Secondo lei è giusto votare volti nuovi in politica? Se si comportano bene è facile votarli, ma se si comportano come quelle precedenti è meglio rimanere come siamo. Ascolti, lei conosce, ha sentito dire il candidato Assenza. Cosa ne pensa di questo candidato che, diciamo, che per la prima volta che si canta alla regionale? È un commercialista. Ho sentito parlare di lui, però personalmente non lo conosco personalmente. Ma non lo so, si potrebbe anche provare per la regione, visto quelle precedenti, la fine che ci hanno fatto fare. Speriamo che sia una persona onesta e abbastanza sincera da poter portare avanti i nostri problemi che ci sono attualmente. Io non voto. Buona giornata. Secondo lei è giusto votare volti nuovi in politica? Sì. Volti nuovi sì, e non ormai i vecchi sono lo è. Hanno fatto il loro tempo. A voglia di tempo. Ascolti, lei ha sentito mai parlare o di questo candidato, dottore Giuseppe Assenza, che è la prima volta che si candida alla regionale? No, nemmeno lo vedo qua, insomma, in fotografia qua, di fronte. È giusto in politica votare volti nuovi? Non faccio niente io di politica. Non mi richiesto le politiche. Un suo giudizio, è giusto votare volti nuovi o volti vecchi? A me non mi interessa. Mi dovrebbe dire se è giusto votare volti nuovi in politica. Ma è giusto, non è? Perché credo che tu stiamo morendo in azione della visione, che sono tutte l'accia. No, è di votare volti nuovi, no volti vecchi. Ah, volti nuovi, certo, perché deve chiamare allora, perché se ne ha mangiato l'Italia. Un'altra domanda per concludere. Lei conosce, ha mai sentito parlare del candidato che è la prima volta che si candida alle regionali, il dottore Giuseppe Assenza? No, non lo conosco.
non lo conosco. Ha detto che è uno nuovo. E non lo conosco, perché una volta che è nuovo, uno cerca di provare e basta, chi sei? E il dottore Giuseppe Assente lo conosco di persona, quindi comunque posso parlare solo bene di lui, anche perché è una persona molto disponibile e molto onesta, quindi io do fiducia a Giuseppe Assenza. Secondo lei, che è una persona matura, esperta, è giusto votare volti nuovi in politica? Senza dubbio, però possiamo ancora recuperarlo qualcuno che è sicuramente serio. Dei vecchi. Dei vecchi, non è che tutto quello che è vecchio non va male, se no dovete buttare via anche me. Non è vecchio, è giovane. Ingegnere, le chiedo scusa, mi invece conosce lei per caso il candidato Giuseppe Assenza? Sì, sì, lo conosco, come no, certo che lo conosco, ex presidente dell'ASI, certo, sì, sì. Che giudizio ci può dare? Ma quel poco che conosco. Personalmente bene non lo conosco, anche se in diverse occasioni l'ho incontrato, ma mi sembra una persona seria, una persona sicuramente valida. Le chiedo scusa, secondo lei è giusto votare volti nuovi in politica? Non è giusto, è giustissimo. E perché secondo lei? Perché per provare cose nuove? E perché? Perché quelli che già ci sono l'hanno fatto troppo tempo, non hanno più niente da sperimentare di buono. Ultima domanda, lei per caso ha sentito parlare del dottore Giuseppe Assenza? No, non lo conosco. È la prima volta che lui si candida alle regionali? Non lo conosco né in bene né in male, cioè non lo so. Signor Gentili. Grazie. Voi a chi avete votato la volta scorsa per le ultime elezioni regionali, se lo ricorda? Sì, nessuno. Ah, esattamente 28 anni che non voto più. Le ultime elezioni lei a chi ha votato? Non ho votato. Quindi riconferma la sua scelta? Sì, non ho votato. Perché invece quest'anno? Non voto. Nelle ultime elezioni lei è andato a votare, qual è stata la sua scelta? Non sono andato a votare, io per 10 anni non vado a votare io. E quest'anno non ci va neanche? No. Senza, qualcuno dice di aver sentito il suo nome, altri lo conoscono bene, qualcuno dice di non conoscerlo. Adesso abbiamo qualche minuto di tempo per far sì che le persone che non lo conoscono in questo preciso istante possano avere un quadro generale della sua persona. Prego. Grazie, io ringrazio chi mi conosce. Certo, la mia esperienza di consigliere e di assessore mi ha consentito di farmi conoscere da un certo numero di persone, soprattutto nella città di Siracusa. Nella provincia sono probabilmente conosciuto un po' meno, ma sto girando giornalmente cercando di incontrare le persone, li incontriamo nelle famiglie che gentilmente mi aprono la loro casa, li incontriamo per strada e naturalmente ogni giorno che passa il numero diventa sempre di più delle persone che mi conoscono, che sanno un po' quello che ho fatto, e cerco di raccontare appunto qual è stata la mia esperienza amministrativa in questi 15 anni che mi sono impegnato in politica. Io ritengo che la gente va convinta, molta gente sentendomi parlare, facendo delle semplici chiacchierate, si convince anche dalla bontà di quelli che sono i miei intenti. Devo dire che anche ho fatto alcuni incontri importanti in questi giorni con l'associazionismo, ho incontrato il mondo delle cooperative, il mondo dei disabili, cercando di sentire e di ascoltare quali erano le problematiche e poi cercando anche di vedere come io avrei potuto risolvere questi problemi, suggerendo loro appunto e facendo capire qual era il mio impegno nel caso in cui dovessi essere eletto alle regionali. Io dico che c'è tanto da lavorare, che bisogna partire appunto da quello che purtroppo questi 5 anni ci hanno lasciato, che non è tanto. Bisogna far ripartire la zona industriale, bisogna fare partire la nostra vocazione turistica, bisogna rilanciare migliorando tutti i servizi, bisogna fare partire anche la formazione, che purtroppo in questi 5 anni non si è visto nessun bando, non è stato fatto niente. Abbiamo necessità per esempio di formazione, perché purtroppo molta gente, perdendo il posto di lavoro, deve riconvertirsi e deve svolgere altro tipo di attività. Ormai l'idea del posto fisso è finita,
però dobbiamo creare le condizioni a questi lavoratori di potersi occupare anche di altro, e questo si fa attraverso la formazione. Certo, i temi da affrontare sono tanti, non si risolveranno tutti quanti con la bacchetta appena eletti, però se uno si fissa degli obiettivi ben precisi, poi alla fine i risultati si vedranno. Quale sarà il suo primo impegno? Guardi, il primo impegno è quello di snellire al massimo, di fare una riforma netta della burocrazia. Abbiamo bisogno di avere dei regolamenti, delle norme abbastanza trasparenti, abbastanza semplici, da poter garantire a qualsiasi cittadino di poter ottenere quello che è un proprio diritto senza necessità di andare a tirare la giacchetta al politico di turno o al funzionario di turno. Perciò innanzitutto va rivista tutto l'impianto burocratico. Dopodiché dobbiamo fare una legge quadro sui servizi sociali, necessita appunto rivedere un pochino tutte le norme riguardanti i servizi sociali, bisognerà probabilmente ritornare a formare un capitolo specifico per i servizi sociali. In questo momento i finanziamenti dati ai servizi sociali rientrano nel bilancio degli enti locali e non c'è una distinzione, perciò probabilmente a volte vengono utilizzate e vengono distratte somme per altri tipi di servizi. Allora ecco che ci vuole un riordino dei servizi sociali, bisogna rivedere anche la sanità, non si può parlare di chiusura degli ospedali, ma bisogna rilanciarli attraverso delle eccellenze, facendo venire professionisti seri e cercando di eliminare, secondo me, soprattutto la sanità, di abolire l'ingerenza politica. Bisogna portare avanti la meritocrazia e purtroppo negli ultimi anni questo non è accaduto. Ecco, bisogna fare delle riforme radicali, perché la gente vuole questo, ci chiede questo, perciò per migliorare la vivibilità in ogni senso, perché vede, migliorando la vivibilità il cittadino già è più contento, e se si migliora la vivibilità probabilmente riusciremo ad attirare anche gente che vuole investire nel nostro territorio, e investendo nel nostro territorio possiamo anche migliorare i livelli occupazionali. Le telecamere di A Voi Elettori vi hanno fatto conoscere ancora meglio il nostro candidato qui ospite studio, il dottore Giuseppe Assenza, candidato per il PDL per queste prossime amministrative appunto del 28 ottobre. Vi ricordo, il voto non è soltanto un diritto ma è anche un dovere, quindi uscite dalle vostre case domenica, solo domenica il 28, dalle 8 alle 22 e recatevi a fare la vostra scelta, perché la Sicilia ha bisogno del vostro giudizio. Grazie.